Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Quest'oggi vi dirò le mie primissime impressioni su due titoli usciti di recente, rispettivamente il 10 e il 13 maggio. Sono due titoli molto diversi che in realtà però rappresentano il quarto capitolo delle rispettive saghe, seppur uno è numerato, l'altro no, e rappresenta quasi una sorta di reboot spirituale. Ovviamente, vedete là dietro, stiamo parlando di Uncharted 4 e Doom. Direi ovviamente di partire da quello uscito cronologicamente prima, ovvero Uncharted 4. Che dire, Naughty Dog ancora una volta ci presenta un titolo eccezionale. Tra l'altro troverete l'unboxing della Limited Edition, se cliccate sulla copertina verrete rimandati a quel video che in realtà è il video precedente a questo, quindi in un modo o nell'altro lo trovate se siete interessati a vedere cosa contiene la Limited Edition, che è là dietro, quella là, di cartucci. Allora, Uncharted 4. Naughty Dog ancora una volta pone forse il punto fermo sul genere, perché Uncharted 4 è qualcosa di veramente incredibile. Allora, innanzitutto è un Uncharted che è realmente diverso dagli altri, perché gli altri tre avevano la classica formula: Nathan Drake è un figo, stile Indiana Jones, va, fa tutto, è immortale, praticamente rimbalza, sembra un po' fatto di gomma, quant'altro, divertenti, bellissimi, perché per me sono titoli eccezionali, ma la formula si stava un po' ripetendo in realtà. Con questo Uncharted 4 invece la musica cambia, perché vediamo un Nathan Drake che in realtà è combattuto, è diverso, è una persona più umana, con i suoi dubbi, le sue perplessità, perché lui è in bilico tra la voglia di una vita normale, questo proprio nei primi minuti, quindi non è spoiler, in bilico tra la voglia di una vita normale e il desiderio, il bisogno di avventura. Quindi a Nathan Drake, così, combattuto, in più c'è il rapporto col fratello, che si vedeva anche già dal trailer, no? Col fratello, mi pare si chiami Sam Samuel, comunque, che ritorna dopo, non vi dico cosa sia successo, comunque sì, i due si ritrovano dopo un lungo periodo di distacco, e quindi c'è il rapporto col fratello che lo trascinerà in realtà in questa nuova avventura. A livello di trama non dico più di tanto, perché comunque è giusto che ve lo giochiate, ve lo godiate appieno. Come dicevo, inizialmente sembra essere un titolo che pone probabilmente il genere a un livello superiore, cioè probabilmente Naughty Dog con questo Uncharted 4 vuole porre il punto sul genere, nel senso che probabilmente lo eleverà, in realtà trasformerà il genere, diciamo, dell'action adventure in un qualcosa di più maturo, di un qualcosa che riesca ad arrivare a una certa profondità di fondo, perché questo Uncharted sembra effettivamente essere qualcosa di diverso per la saga e forse per il genere. Dipenderà ovviamente come andrà a finire, ci sono varie ipotesi, non sto qua a dirle perché comunque stiamo un po' parlando del nulla. Comunque, ripeto, sembra essere un Uncharted più profondo, probabilmente Naughty Dog è stata un pochino influenzata da The Last of Us in questo senso, cioè Naughty Dog ha capito che comunque il gioco profondo, il titolo che ha qualcosa da dire, va, piace. E perché quindi Naughty Dog è tornata con un Uncharted 4 dopo 5 anni da Uncharted 3? Perché aveva ancora qualcosa da dire. Cioè, Naughty Dog è una di quelle poche software house che secondo me, qua bollatemi come fanboy se volete, fa ancora le cose con cuore. Ci sono già un paio di scene nei primi 10 minuti che dici no, non ci credo. Quando c'è Nathan Drake che impugna il pad di una Play 1 e gioca non vi dico a cosa, io stavo morendo letteralmente di gioia. E mi chiedo, ma come cazzo si fa a dubitare ancora di Naughty Dog, a dire, ma no, ma questi qua fanno giochi mediocri? Cioè, questi qua sono dei ragazzi che hanno un cuore talmente grande che lo mettono in ogni prodotto fatto, li fanno veramente con passione i giochi, si vede in ogni scena, in ogni inquadratura, in ogni riferimento. Cazzo, se Naughty Dog è una software house, come ho sentito dire, mediocre, che produce giochi così, giochini, tanto per... Boh, ragazzi, mi chiedo gli altri cosa siano. Comunque, al di là di questa piccola riflessione su Naughty Dog, il gioco com'è? Il gioco è bello. Il gioco è il classico Uncharted con alcune interessanti aggiunte a livello di gameplay, perché abbiamo il rampino e abbiamo soprattutto
un differente tipo di approccio per quanto riguarda le fasi più action, perché un tempo arrivavamo lì, no? Classico schema di Uncharted, arrampicata, tutto quanto, arriviamo, piccola arena, nemici, scontro a fuoco e andiamo oltre, no? Qui, prendendo sempre da The Last of Us, hanno dato la possibilità di poter agire in stealth, quindi nascondendoci tra l'erba alta, tirando giù i nemici in corpo a corpo e quant'altro, quindi di affrontare varie situazioni in stealth. E probabilmente a volte conviene perché il gioco in realtà come difficoltà alza un po' l'asticella perché il gioco è impegnativo, difficile, bello tosto, quindi la possibilità di avere un approccio stealth aiuta specialmente i livelli di difficoltà più alti perché l'intelligenza artificiale è abbastanza realistica, nel senso che comunque cercano di, se veniamo scoperti, no? Cercano di accerchiarci, sono abbastanza cattivi anche i nemici e mi pare di aver notato che arrivino dei rinforzi se veniamo scoperti. In più i nemici sono spesso molto ben piazzati, magari ce ne sono due in alto che cecchinano, due in basso, poi ripeto ci accerchiano e quant'altro. Quindi il gioco offre un discreto livello di sfida e poi come al solito tutto l'aspetto mistico, fantasioso legato agli Uncharted, quindi all'avventura, manufatti, tesori nascosti e quant'altro. Non aggiungo altro perché comunque arriverà tempo debito, quindi magari tra un paio di mesi, non lo so, forse anche di più. Comunque non preoccupatevi che i video arrivano sempre. C'è ancora quello di Life is Strange in cantiere. Purtroppo si sta rivelando più difficile del previsto, ma penso di aver trovato l'illuminazione per quel video lì, quindi non vi preoccupate che arriverà. E anche di Uncharted arriverà sicuramente un video a tempo debito. Quindi queste erano le mie primissime impressioni, estremamente positive e ripeto, un Uncharted 4 fatto col cuore perché Naughty Dog aveva ancora qualcosa da dire, quindi non un prodotto fatto così a ruota perché è andato bene quello prima, altrimenti l'avrebbero fatto nel 2012, 2014, 2015, non ora 2016. Quindi Naughty Dog ha ancora qualcosa da dire e vuole probabilmente chiudere il discorso che ha aperto con Uncharted 1. Non so in che modo vorrà chiuderlo, ma sono sicuro che Naughty Dog farà qualcosa di grandioso e secondo me eleverà il genere, diciamo, a nuovi standard. Questa almeno è la mia visione e la mia impressione dopo alcune ore di gioco. Direi a questo punto di passare, a Doom. Ecco, vi dico subito che per quanto riguarda Doom, le mie impressioni saranno più, veloci anche perché ci sono meno cose da dire in realtà. Innanzitutto facciamo un rapidissimo unboxing. Ecco, vi faccio vedere subito la copertina, copertina sulla quale in tanti hanno ironizzato perché hanno detto se ci togli il nome Doom puoi scriverci Call of Duty Black Ops 3, Advanced Warfare oppure Halo 5, non cambia niente perché in effetti la copertina rappresenta questo, il nostro protagonista con questa armatura, questa doppietta, però è una copertina un po' anomala, un pochino forse commerciale, nel senso che vedere il soldatone così richiama un certo tipo di titoli che vanno di moda ora, quindi la copertina, questa almeno è abbastanza commerciale, cosa che invece non è affatto quella che troviamo all'interno. Comunque, dicevo, rapidissimo unboxing, porca miseria, il disco è nella console, perché ci stavo giocando ora, errore gravissimo, comunque il disco è molto bello, ha una grafica rossa col logo centrale, mi spiace, magari vi metterò un'immagine. E poi abbiamo uno incredibile pseudo libretto, vabbè che saranno due pagine, però almeno un librettino a colori, pubblicità del Season Pass, che anche in Doom sono riusciti a ficcarci dentro un Season Pass, e poi vabbè un pacchetto per mi pare un paio di armi e quant'altro. La cosa veramente interessante però, poi dovrò rimontare il tutto, è questa copertina interna che io reputo essere probabilmente la vera copertina di Doom, perché ripeto, quella esterna sembra molto commerciale, questa sembra invece un po' più fatta col cuore. Abbiamo tutti i demoni con il nostro protagonista in mezzo che li combatte. Questa è veramente, veramente bella. Avrei preferito mille volte vedere questa davanti. Ovviamente io posso girarla e metterla qui davanti, così, perché la spalla reputa comunque Doom, quindi vedremo. Allora, adesso non so più dove appoggiare sta roba, panico totale, appoggiamo lì, qua cade tutto, sicuramente cade tutto, appoggiamola sul tappeto, lì per terra. Allora, Doom, cosa dire? Rapidissimamente,
titolo che ha fatto scuola per quanto riguarda gli shooter in prima persona, quindi non devo venire io a dirvi che cos'è Doom, che cosa ha rappresentato, non sono qua per fare una lezione di storia videoludica. Questo Doom, dicevo, questo Doom non c'è perché è là, questo Doom vuole rappresentare una sorta di reboot spirituale, perché non è numerato, cioè dovrebbe essere Doom 4, perché sarebbe il quarto Doom. Ma non è numerato, quindi rappresenta una sorta di reboot, probabilmente per cercare di avvicinare un pubblico, non so, più giovane, però non mi chiedo, non vedo il motivo, perché in realtà un pubblico giovane, a parte il discorso della copertina e del multi, difficilmente può essere attratto da uno shooter così particolare, così vecchia scuola, perché è uno shooter veramente difficile, veloce, ipercinetico e completamente diverso da quello che è, da quella che è l'idea di shooter che abbiamo oggigiorno, quindi è qualcosa di veramente particolare, cioè c'è questa ambivalenza in Doom, c'è la voglia di cercare di attirare nuovo pubblico, quindi facendo una sorta di reboot, almeno nel titolo, copertina qua e là, un multi che è molto addolcito, molto più nelle corde magari di un'utenza più giovane, e dall'altra però abbiamo un single player fatto coi controcoglioni. Tra l'altro bellissimo già il menu. Con la musica partono le schitarratone e già gli dici: ah, oh, ci siamo, no? Parte la musica metal e dici: ci siamo, questo è Doom. Quindi, da quel punto di vista lì, non c'è nulla da dire. Poi il gioco in realtà è Doom, ci sono i demoni. Tra l'altro, la cosa bella è che vieni subito buttato nell'azione così, non c'è nessun tipo di spiegazione, tutorial, niente, eh? Niente. Così, buttato lì, ti svegli, ci sono i demoni. Spara. Perfetto, bellissimo, incredibile. Ripeto, è un gioco difficile. Vedrete probabilmente un piccolo gameplay sotto. Io sono purtroppo un pelino scarso in questi giochi. Effettivamente l'ho iniziato anche a difficoltà ultraviolenza, che è quella massima selezionabile all'inizio. Poi ce ne sono altre due più difficili, incubo e ultra incubo, forse una roba del genere. Comunque, e tra l'altro alla fine del gameplay mi vedrete morire perché sono morto. Però era giusto per dare una piccola idea di quello che è il gameplay di Doom. Ripeto, un gioco molto promettente. Fortunatamente con un livello di sfida adeguato e dovrebbe essere anche un titolo abbastanza longevo. Poco da dire, tecnicamente è un gioco bellissimo come Uncharted, d'altronde sono titoli che comunque tecnicamente si difendono molto bene e l'atmosfera, le ambientazioni sono qualcosa di spettacolare, cioè Doom è veramente una cosa mozzafiato per quanto riguarda le ambientazioni, quindi se amate il genere, se avete apprezzato gli altri, o se comunque volete anche provare magari uno shooter che rappresenti qualcosa di diverso, comprate Doom, perché sicuramente potrebbe rivelarsi una piccola grande sorpresa. Boh, direi che per questo video di primissime impressioni riguardanti Uncharted 4 e Doom è tutto. Ditemi ovviamente se li state apprezzando, se li avete comprati, se li comprerete, anche di Doom ovviamente arriverà un video più avanti. Grazie per la visione, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, ciao ragazzi!